Vediamo adesso alcuni video sui sistemi di riferimento e i diversi punti di vista. Qui abbiamo un fisico che sta parlando e arriva un secondo fisico e cominciano a dirsi: "Ah, ma guarda che tu stai a testa in giù, ma perché stai a testa in giù? Ma no, sei tu che stai a testa in giù, non io." Cioè ciascuno vede l'altro che sta a testa in giù e quindi uno si chiede: "Ma chi è che sta veramente a testa in giù?" Come vediamo qua, quello che sta veramente a testa in giù è il fisico, che sta in realtà appollaiato su questo trespolo. Infatti adesso scende, vediamo qua, e ruotando la telecamera, adesso ecco il punto di vista a cui siamo abituati. Tuttavia, in fisica, ciascun punto di vista è ugualmente legittimo. Quindi entrambi hanno ragione a dire che loro si vedono dritti e l'altro è a testa in giù. Qualunque sistema di riferimento è buono per descrivere i fenomeni fisici. Questo fa pensare alla barzelletta del povero vecchietto un po' rimbambito che imbocca l'autostrada contromano per sbaglio e comincia a schivare le macchine. Quindi schiva una macchina, un'altra ancora. Intanto alla radio danno la notizia: attenzione che un pazzo scatenato, un pericolo, un pirata della strada ha imboccato l'autostrada contromano. E il vecchietto, mentre evita tutte le macchine che vengono incontro, dice: "Un pazzo, mille pazzi!" Questo perché dal suo punto di vista lui era nella direzione giusta e tutti gli altri erano contromano. Questo punto di vista in realtà è legittimo in fisica. Ciascuno può vedersi nel verso giusto e tutti gli altri contromano.